Simona Ferro ci sta veramente aiutando, ha fatto tutta una serie di percorsi insieme a noi con una grande attenzione verso temi che non sono solo l'impiantistica. Voi sapete che una delle prime attività che hanno dato segnali di ripartenza sono state proprio le attività che sono state svolte con i nostri ragazzi e con le nostre ragazze attraverso gli Educamp del CONI. E Regione Liguria è stata veramente protagonista sia dal punto di vista organizzativo, ma anche, e non possiamo sottovalutarlo assolutamente, in questo percorso da un punto di vista economico. A differenza di altre situazioni, Regione Liguria e Comune di Genova, penso anche Comune di Cavro ed altre istituzioni, sono state veramente vicino alle nostre società, che per il momento invece non hanno avuto ancora attenzione da parte del governo nazionale. Mi auguro che a breve ci possa essere una rivisitazione. Anche recentemente penso che l'assessore sia stata subissata di 1.000 richieste. C'è stato questo decreto che prevedeva o comunque ha pubblicizzato la possibilità di avere diverse possibilità di intervento sui campi. Poi alla fine ci siamo resi conto che se non ci fosse appunto il fondo strategico, questi stralci periodici del fondo strategico, saremmo veramente in difficoltà. Quindi grazie, ringrazio veramente, ogni occasione mi è favorevole per ringraziare le istituzioni che ci sono veramente, devo dire, assolutamente vicine. Della Cairese è inutile che parli io, parla la sua storia, parla tutta la vita e le vite che passano attraverso le nostre società, vite di dirigenti, di presidenti e di magazzinieri, per raccoglierli tutti insieme. E questo torneo è anche un segnale importante, insieme ad altri che stanno rinascendo proprio dopo i 2 anni di fermo per la pandemia. È un momento internazionale, veramente mettere al centro Cairo. Giocate solo a Cairo, Francia, o giocate anche fuori? Appunto, quindi praticamente tutta la Valbormida sarà praticamente tutta la Valbormida sarà coinvolta in questo, quindi non è solo un evento che diciamo così sportivo, ma che dal punto di vista sociale è veramente importante e determinante. È uno sforzo impegnativo dal punto di vista organizzativo e anche penso dal punto di vista economico. Quest'anno avete avuto la capacità e la bravura, insomma, di portare con voi uno sponsor molto importante. Mi auguro che questo possa essere un rapporto duraturo. Ricordo tutte le presentazioni che abbiamo fatto, le preoccupazioni che avevate sul tempo, eccetera. Insomma, con questi partner le cose sono un po' più tranquille. Niente, è una bella settimana di sport, sperando che il tempo vi accompagni. Noi stiamo cercando di arrivare in fondo ai campionati. Simona, è stato un anno quando dovevamo decidere se andare avanti a gennaio, a dicembre, gennaio. Pensare adesso che mancano 3 o 4 giornate alla fine e che tutto sta andando bene. Dai, speriamo. Poi c'è il Giro d'Italia, poi ci sono tante cose. Guardiamo avanti. Grazie a tutti. Grazie, grazie. E adesso chiamiamo il vicepresidente della Cairese, Pierpaolo Baldo. Grazie. Allora, grazie a tutti. Il torneo internazionale è uno dei momenti più apici dell'attività della nostra piccola società, ma non nasce in maniera casuale, bensì è il risultato di un'attività che impegna tutto l'anno un nutrito gruppo di persone e occupa più di 300 ragazzi nelle varie leve, facendo il tutto in una situazione economica locale che diventa sempre più difficile, dove diventa sempre più difficile trovare sponsorizzazioni a livello industriale. Il nostro obiettivo è quello di cercare di migliorare il tasso tecnico dei nostri giovani, aumentando il numero di quelli che possono arrivare a esordire nella nostra prima squadra. E sono felice di dirvi che in questi anni, negli ultimi anni, ben quasi 2/3 della nostra prima squadra è composta da giocatori provenienti dal nostro vivaio, ma la nostra
L'obiettivo è quello di aumentare questo numero. E vi posso concludere con una piccola soddisfazione di informarvi che proprio in occasione di una delle partite della Champions League di qualche anno fa, ben 5 giocatori di 2 squadre internazionali erano ragazzi che hanno partecipato al torneo di Cairo. Quindi vuol dire che portiamo sempre delle persone che poi in futuro arrivano anche a grandi risultati. Grazie. Ci fornirà qualche dettaglio tecnico il direttore generale della Caerese, Lauretti, dottor Lauretti. Grazie. Allora, dettagli tecnici per la verità credo che siano importanti, ma in questa fase qua inizialmente la cosa più importante è ringraziare la Regione Liguria, ringraziare l'assessore Simona Ferro, perché poter presentare un evento importante di questo livello, presentarlo qua a Genova in una sala importante come questa in regione, per noi è motivo di orgoglio, come spero che lo stesso orgoglio sia anche della stessa regione verso di noi, perché il torneo di Cairo Montenotte è un torneo che ha 25 anni di storia. Quest'anno ci siamo allargati come eventi internazionali, da un evento internazionale siamo passati a 6 eventi. Quindi sono eventi che partiranno il 22 di aprile e termineranno il 5 di giugno, con uno sforzo pazzesco, ma soprattutto in questa fase dove il Covid ha segnato il calcio dilettante, ma anche l'organizzazione di tutti gli eventi. È tutto molto più complicato, c'è una responsabilità da parte della società sempre più grande. E quindi, come avete detto voi prima, fare degli eventi al giorno d'oggi è veramente difficile. È una grossa responsabilità, ma pensiamo di poterla affrontare e svolgere nel miglior modo possibile. Il torneo di Cairo Montenotte nasce da un'intuizione di Carlo Pizzorno. Carlo Pizzorno è stato per 25 anni il direttore generale della Caerese, ideatore e organizzatore del torneo internazionale, quindi noi oggi stiamo portando avanti dopo 25 anni un suo lavoro, una sua idea, quindi un'altra responsabilità che la Caerese si porta, perché tutto quello che facciamo lo facciamo pensando ad un'idea, ma naturalmente con la volontà sempre tutti gli anni di dare qualcosa di nuovo, ma con i risultati sempre che ci sono stati negli anni, cioè riconoscenza da parte del mondo del calcio e non solo. Al torneo di Cairo partecipano notoriamente 4 continenti, quindi arrivano dalla Cina, arrivavano dalla Cina, dal Giappone, dalla Russia, dal Sud America, Nord America, Africa. E avevamo rappresentanze, quindi c'erano società che partivano dall'Australia per venire a Cairo Montenotte, che venivano in Liguria. Ecco, questa dovrebbe far capire cosa vuol dire un torneo di calcio, la forza che ha un torneo di calcio. E venivano con l'entusiasmo di poter partecipare a questo torneo. Tante volte siamo noi che non diamo il giusto valore a quello che si sta facendo. Ed è per quello che dico, dobbiamo essere orgogliosi tutti di cosa si sta facendo in Liguria, perché 2 anni di stop sono stati drammatici per tutti, ma avere il coraggio di ripartire e quindi vedere che c'è una luce in fondo al tunnel, ecco, questo è un qualcosa che dovrebbero avere tutte le società sportive, perché ricordiamoci che noi raccogliamo un tessuto sociale del calcio giovanile, quindi i nostri ragazzi, quelli che diventeranno tra qualche anno degli uomini, e quindi è fondamentale questo aspetto. Entrando nel dettaglio del torneo internazionale Under 14, che è il torneo, come ho detto, il secondo Memorial Carlo Pizzorno, che è il torneo di punta di tutti questi eventi, vedrà la partecipazione di 32 squadre, le migliori società professionistiche italiane, ci sono tutte, quindi dal Napoli al Cagliari, alla Juventus, all'Inter, al Verona, al Parma, alla Fiorentina. Quindi stiamo parlando dei big. Ci saranno delle rappresentanze estere che, nonostante il Covid e i vaccini, mettiamo dentro anche questo aspetto perché in Italia siamo tutti vaccinati e comunque super vaccinati, ma in tante altre nazioni
non possono venire in Italia, non possono partecipare al torneo proprio perché non c'è questa situazione vaccinale come invece fortunatamente c'è da noi, quindi siamo riusciti a far partecipare la Stella Rossa di Belgrado, quindi che arriverà dalla Serbia, il Malmo dalla Svezia e le rappresentanze, due rappresentanze che sono delle selezioni svizzere, delle rappresentative svizzere, il Mendrisiotto e la Locarnese, che potranno partecipare. Altre società arriveranno dilettanti che completeranno l'organico delle partecipanti, arriveranno dal sud Italia, quindi da Messina, così come dal Veneto, così come da Bologna o altre parti, e naturalmente ci sarà la solita folta rappresentanza di squadre liguri che andranno a completare questo organico. Quindi la nostra volontà, come vi ho detto, è quella di continuare un percorso, di tirarci sulle maniche e di dare comunque a Cairo Montenotte, alla provincia di Savona e di conseguenza alla regione Liguria, comunque sia, questa immagine di calcio pulito, di calcio bello, che nonostante siamo una realtà dilettante, quindi magari poco conosciuta, ma siamo capaci di fare comunque qualcosa di bello, di grande, e questo è il nostro augurio. Ringrazio tutti. Prima di congedarvi, so che la società vuole fare un dono all'assessore, e per cui potete mettervi lì, così facciamo una foto tutti insieme.